Ciao a tutti, costretto a un forzato riposo a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, ho deciso di approfittare del tempo a disposizione per portarmi avanti con i programmi di letteratura italiana per la quinta in vista dell'esame che ormai si avvicina. E quindi di fare questi video che dovranno poi servire per facilitare le studentesse della mia quinta in vista della ripresa della scuola, spero prestissimo. E in ogni modo poi una volta che saranno online potrebbero anche essere utili ad altre quinte, ad altre scolaresche. Siamo alle avanguardie del Novecento. Ma prima di diciamo introdurre l'argomento, volevo precisare che questi video saranno lezioni basate su un preciso approccio metodologico che vorrei proporvi, diverso da molti libri di testo delle scuole superiori. Un approccio cosiddetto, per così dire, induttivo, potremmo chiamarlo, che parte dal particolare e risale al generale. Cosa voglio dire? Molti testi cominciano con la descrizione del clima culturale, storico, per poi andare a parlare della corrente letteraria in questione, per poi stringere il campo su un autore di cui si propone la vita, la biografia, poi la poetica, le sue, diciamo, caratteristiche stilistiche, e poi ci sono i testi da andare ad analizzare. Ecco, io vorrei proporre esattamente il percorso opposto. Partire dal testo, partire anche da una frase, partire da un verso, partire da uno slogan, perché no, di un poeta. In quanto lo slogan, il singolo verso, il singolo titolo di una poesia, il singolo titolo di una raccolta, si presta ad essere meglio ricordato nella nostra memoria. Sappiamo che quando adesso studiamo per la maturità, il tempo a disposizione è limitato, abbiamo altre materie, abbiamo sempre poco tempo. Quindi si tratta di essere più efficaci con il tempo, partendo da uno slogan, chiamiamolo così, un titolo, un verso, per poi allargarsi a cerchi concentrici, un po' come un sasso e uno stagno, a ricordarci la poetica di quell'autore, in quali contesti è vissuto e di quale contesto culturale ha fatto parte. Sostanzialmente si tratta di usare quel titolo, quella immagine, quel particolare quadro, quel particolare testo poetico per far scattare la memoria e ricordarci tutto ciò che ci sta attorno, invece di partire dal contrario. Precisando anche che questo non vuol dire che bisogna solo sapere lo slogan, il verso, in particolare il titolo, perché altrimenti si ricorre a una conoscenza di tipo nozionistico da cui consiglio sempre di rifuggire. Quindi il testo, lo slogan, il verso, la singola frase detta da un autore o detta su quell'autore deve soltanto essere la scintilla che fa scattare poi il fuoco della memoria per ricordarci poi i concetti che ci stanno dietro, ok? Per esempio, cosa vuol dire così esser vi pare? Così esser vi pare, in così esser vi pare, che è un titolo di una pièce teatrale di Pirandello, c'è l'80% del pensiero di Pirandello. Così è, cioè quindi è così, e quindi sembra stabilire, dichiarare una verità indiscutibile, contraddetta poi dalla seconda parte, se vi pare, se così vi sembra. E questo ci conduce a tutta la poetica del pensiero di Pirandello, di cui però ci occuperemo in un altro video, ho fatto solo per fare un esempio. In questo video invece ci occuperemo, come dicevo, delle avanguardie del Novecento, avanguardie, movimenti modernisti. Siamo
all'inizio del secolo XX e ci stiamo occupando di questa bomba, chiamiamo così, questa è un'immagine che ci serve per ricordarci poi di cosa si tratta tutto il ragionamento. Una bomba che esplode nel panorama della letteratura e dell'arte tradizionale di fine Ottocento. Una bomba giovanilista, una bomba ovviamente in senso metaforico, no? Una dirompente ondata di novità. Siamo appunto nel 1903-1904, questa bomba, diciamo così, metaforica nel campo dell'arte e della letteratura viene lanciata da dei ventenni. Tutti coloro che, diciamo, di cui ci occuperemo in questo video sono nati intorno al 1880, la cosiddetta generazione dell'80, cioè i ventenni, che si affacciano sul nuovo secolo, pieni di voglia di affermarsi, pieni di, desiderio di contrapporsi alla tradizione. Ci sono generazioni che impostano la loro, diciamo, filosofia, il loro modo di vivere e di esprimersi sul patrimonio di idee che gli viene consegnato dai padri naturali e spirituali, e quindi fanno tesoro di quello che gli viene trasmesso dalla tradizione per poi sì riformarlo, migliorarlo, raffinarlo, eccetera. Ci sono invece generazioni che propongono una rottura secca e radicale con i padri. Qui siamo, ripeto, all'inizio del Novecento. Non è un caso che da pochi anni Freud abbia cominciato a occuparsi della psicanalisi, abbia lanciato appunto questa nuova disciplina, la psicanalisi, in cui poi vedremo che Freud parlerà del conflitto edipico fra padre e figlio, no? Ecco, questi giovani ventenni nati nel 1880 e dintorni si ripropongono di uccidere i padri, sempre in senso metaforico e sempre in senso lato, cioè padri come coloro che hanno fatto quel mestiere prima di loro. C'è quindi un netto rifiuto della tradizione, c'è un bisogno giovanilistico di guardare avanti, di rifiutare tutto ciò che fino allora era considerato arte e letteratura. Uno di questi giovani dirà che è necessario sputare sull'altare dell'arte. Pensate, questo sarà Marinetti. Bene, quindi c'è questa ondata di novità, questa bomba che esplode, sempre metaforicamente, in questo panorama. Noi di questa bomba seguiremo tre schegge nell'ambito strettamente letterario, che esplodono in direzioni diverse, ma che hanno in comune questa forza dirompente. E le tre schegge sono il crepuscolarismo, il vocianesimo e il futurismo. I crepuscolari, i vociani, i futuristi. Sono tutti e tre fenomeni che nascono in Italia. I primi due resteranno circoscritti nei nostri confini. Il futurismo varcherà i confini nazionali e si diffonderà anche in Europa, in Russia, eccetera. Quindi parlerò prima brevemente del crepuscolarismo, poi del vocianesimo e successivamente un po' più approfonditamente del futurismo. I crepuscolari. Intanto, ecco, partiamo sempre dal nome, dal titolo. In questo caso il titolo, che potrebbe essere il titolo di un paragrafo, di un libro di testo, no? Io sempre consiglio di fare tesoro del titolo di qualcosa che si legge, perché il titolo, ancora una volta dico, dovrebbe essere poi la scintilla che ci fa scattare il tutto. Cosa vuol dire crepuscolari? Non se lo sono dati loro il nome di crepuscolari, gliel'ha dato poi un critico, intorno al 1910. Questi giovani poeti, crepuscolari appunto, da crepuscolo, cos'è il crepuscolo? È la parte finale, no? Del giorno, diciamo, ciò che segue il tramonto del sole fino a quando non viene notte, no? Quindi è un momento dimesso, calmo, malinconico,
anche triste, diciamo. E i crepuscolari sono dei giovani che si oppongono, così come anche le altre due correnti, schegge che vedremo, si oppongono alla poesia aulica, alla poesia pomposa, alla poesia alta e formale di Carducci, D'Annunzio, coloro che credevano nel poeta Varte, no? Come guida dell'umanità, come portatore della torcia che illumina il sentiero per l'umanità. Ecco, ancora in Carducci e in Pascoli e in D'Annunzio c'era questa concezione della funzione importante dell'intellettuale come guida spirituale, no, dell'umanità. Sono successe troppe cose perché i giovani della generazione dell'80 credano ancora in questa funzione della poesia. Siamo all'epoca della nascente massificazione della società, del bisogno indotto, della nascita dei grandi magazzini, della pubblicità, un contesto in cui anche la letteratura, l'arte diventa oggetto di scambio, diventa pari, equiparata a una merce che si compra, quindi si inserisce a pieno titolo negli scambi commerciali. Quindi c'è questa caduta dell'arte dal piedistallo di una comunicazione privilegiata, avulsa dal sistema mercenario, e c'è appunto la perdita della funzione dell'intellettuale. L'arte e la poesia non servono più a niente, qualcuno dice, e lo dicono anche i poeti, lo dicono per primi nel nostro panorama nazionale i poeti appunto crepuscolari. Per andare a vedere cosa dicono questi poeti e diciamo qual è la loro ideologia sulla letteratura e sulla funzione della letteratura nella società, andiamo a prendere sempre come sistema, il metodo dell'indagine induttiva, un testo in particolare, cioè la poesia di Marino Moretti. Marino Moretti è un poeta nato a Cesenatico e di Marino Moretti non ci importa sapere tutta la vita di questo poeta. Ci vogliamo ricordare l'anno di nascita? Penso che non ce lo ricorderemo in sede di maturità. È il 1885, ma come dicevo prima, per essere essenziali, ricordiamoci che è un esponente della generazione cosiddetta dell'80, quindi arriva a circa 20 anni intorno proprio al momento in cui si sviluppa il crepuscolarismo, cioè siamo 1903, 1904, 1905. In particolare questa poesia è del 1911 e si chiama emblematicamente, e da lì dovrebbe scattare poi la scintilla per farci capire la poetica dietro questo titolo, Io non ho nulla da dire, che fa parte di una raccolta che ha un altro titolo emblematico da ricordarsi, Poesie scritte con il lapis. Cosa vuol dire? Poesie scritte con il lapis e Io non ho nulla da dire. È un manifesto in se stesso, no? Perché contrapponendosi al dannunzianesimo, il poeta adesso come forma di ribellione, di sovversivismo a questa funzione pomposa e alta della poesia, dice, il poeta stesso dice, io non ho nulla da dire, e lo dice, quindi chiaramente c'è questa contraddizione, no? Scrive una poesia dicendo non ho nulla da dire. E questa poesia, dicevo, fa parte di questa raccolta, ripeto, poesie scritte con lapis, cioè una poesia destinata a scomparire, ad essere cancellata, il contrario di quella che doveva rimanere scritta nella roccia, nella pietra, no, di D'Annunzio e dei suoi predecessori. C'è la presa di consapevolezza che la poesia, in mezzo alla mercificazione della società capitalistica, della società di massa incipiente, non significa più niente, non ha più alcun valore. E questi poeti lo dicono in modo molto provocatorio, no? Adesso prendiamo la poesia e leggiamola. Io non ho nulla da dire, di Marino Moretti,
pubblicata nel 1911, facente parte della raccolta Poesie scritte con lapis, cioè a matita, poesia precaria, destinata a essere cancellata, come se fosse scritta sulla sabbia. Aver qualche cosa da dire nel mondo a se stessi, alla gente, che cosa? Io non so veramente, perché io non ho nulla da dire. Che cosa? Io non so veramente, ma ci sono quelli che sanno. Io no, lo confesso a mio danno, non ho da dire nulla, ossia niente. Perché continuare a mentire, cercare di illudersi? Adesso che io parlo a me, mi confesso. Io non ho niente da dire. Eppure, fra tante persone, fra tanti colti colleghi, io sfido a trovare chi mi neghi d'aver questa o quella opinione. E forse mia madre, la sola che veda ora in me fino in fondo, è certa che anch'io venni al mondo per dire una grande parola. Gli amici discutono d'arte, di Dio, di politica, d'altro, e c'è chi mi crede il più scaltro perché mi fa un poco in disparte. Qualcuno vorrebbe sentire da me qualche cosa di più. Hai nulla da aggiungere tu? Io? No, non ho niente da dire. È triste, credetelo, in fondo, è triste non essere niente, sfuggire così facilmente a tutte le noie del mondo. Sentirsi nell'anima il vuoto quando altri più parla e ragiona, veder quella brava persona imporsi un gran compito ignoto. E quelli che chiedono a un tratto: che avresti tu detto al mio posto? Io? Non avrei forse risposto, io mi sarei finto distratto. Non aver nulla, né mire, né bei sopraccapi, né vizi, osar fino in mezzo ai comizi. No, sa, io non ho niente da dire. Ed essere creduto un insonne, un uomo che veglia sui libri, un'anima ardita che vibri da tutto uno stuolo di donne. Mi dica, sua madre che dice? Io so dai suoi libri che adora sua madre, non è vero, signora? Non è vero che è tanto felice? Figlio, vederlo salire, seguirne il pensiero profondo. Ed io sono l'unico al mondo che non ha niente da dire. Ecco, vediamo che sentiamo, ma soprattutto vediamo, guardando il testo, che dal punto di vista strutturale, di organizzazione delle strofe, dei versi e del ritmo, la poesia, questa poesia di Moretti, ancora si avvale degli stilemi, ottocenteschi. Abbiamo una rima abbastanza regolare, c'è un ritmo regolare, c'è una regolarità nella lunghezza dei versi. Tutte le strofe, se guardiamo il testo, presentano una rima di tipo ABA, dire gente, veramente da dire, veramente sanno, danno niente, mentire adesso, confesso, dire, persone, colleghi, mi neghi, opinione, la sola in fondo a me, e via dicendo. Fino alla fine. La rima è usata in modo regolare, diciamo così tradizionale, diciamo così ottocentesca, ma dal punto di vista e della sintassi e del lessico e del contenuto, siamo invece a dover constatare una forte innovazione, no? Il lessico, la scelta di parole semplici, quotidiane. Il rifiuto di parole altisonanti, la sintassi discorsiva che mima il linguaggio parlato, anche se, ripeto, messa all'interno di una guaina metrica di tipo tradizionale, di un guscio metrico tradizionale, ma quello che c'è dentro è diverso, il contenuto è dirompente, nuovo. Afferma che il poeta, colui che doveva essere ascoltato da tutti fino a poco tempo prima, non ha niente da dire, che la parola del poeta è inesistente. Per
Più voci in questa poesia sollecitano il poeta a dare un'opinione su qualcosa, a dare un suo punto di vista, e lui lì frustra le loro aspettative ogni volta dicendo: no, mi dispiace. C'è, no, un momento in cui dice: gli amici mi vedono che mi apparto, e allora, come dire, faccio la figura di quello più profondo, no, che si apparta per, magari per non scendere alle bassezze del dibattito in questione. E allora credono, vedi, si apparta perché sa di più degli altri. E invece poi quando lo interpellano dice: no, io mi apparto perché è veramente così, non ho niente da dire. Una provocazione di Moretti che si pone come il rovescio esatto di D'Annunzio. E quindi questo è l'effetto, come dire, sovversivo. Di questa poesia che, ripeto, fa parte del movimento chiamato il crepuscolare. Avevo detto una poesia crepuscolare, in realtà vorrei accennare a un'altra, molto brevemente, non tutta, ma perché lì, anche lì c'è uno slogan, c'è una definizione breve ma pregna di significati, no? La poesia di un altro crepuscolare, Sergio Corazzini, un poeta anche della generazione dell'80, nato a metà degli anni 80, morto giovanissimo, sulla soglia dei 20 anni, di tubercolosi, nato questa volta a Roma, e questo ci basta, eh? Quindi, mentre Marino Moretti nasce a Cesenatico a metà degli anni 80 e vive fino a 90 anni, quindi attraversando tutto il secolo, Sergio Corazzini è condannato ad una morte giovanile. Quindi scrive con la consapevolezza di essere ammalato e con la consapevolezza che la morte gli è vicina. Quindi c'è questa vena molto oscura, triste, malinconica nella sua poesia, comprensibilmente. Ma la cosa che ci interessa è questa affermazione: io non sono un poeta. Un'altra volta una provocazione antidannunziana, una provocazione contro la letteratura altisonante dell'Ottocento. La poesia che dobbiamo ricordarci si chiama Desolazione del povero poeta sentimentale ed è abbastanza lunga, ma ci interessa soltanto l'inizio da citare, che fa così: perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta. Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Vedi, non ho che le lacrime da offrire al silenzio. Perché tu mi dici poeta? Anche qua, rifiuto del ruolo di poeta. Io non sono un poeta. Un poeta che scrive una poesia per dire: io non sono un poeta. Anche qua, provocazione, voglia di rompere con il passato. Così come Moretti diceva: non ho niente da dire, qua dice: io sono solo un fanciullo che piange, non ho niente da offrire al silenzio. Al silenzio non offro niente, quindi è molto simile al non ho niente da dire. Continua su note molto tristi, molto angosciose, molto malinconiche, e poi l'ultima strofa dice: non sono dunque un poeta, ribadisce: non sono un poeta. Io so che per essere detto poeta conviene vivere ben altra vita, no? Pensiamo ad D'Annunzio, il Vate, no? Io non so, Dio mio, che morire. Amen. Quindi, di questo movimento, una di queste schegge, no? Della bomba di innovazione che esplode all'inizio del Novecento, il crepuscolarismo, abbiamo preso due poesie emblematiche, no? Che sia nel titolo che nei primi versi ribadiscono la provocazione dell'antipoesia. Marino Moretti, di cui abbiamo letto Io non ho nulla da dire, e Sergio Corazzini, di cui abbiamo preso una strofa della poesia Desolazione del povero poeta sentimentale. Della seconda scheggia di questa bomba di modernità che esplode all'inizio del Novecento, diremo abbastanza poco perché il tempo è quello che è e bisogna fare delle scelte, delle selezioni. Abbiamo definita quella dei Vociani, diremo solo perché si chiama così,
e parleremo di un paio di suoi rappresentanti e della poetica in generale, per poi passare al futurismo. I Vociani, perché i Vociani? Perché fanno capo a una rivista fiorentina chiamata La Voce, che dal 1908 al 1916, nella sua vita di 8 anni, dà appunto voce a un gruppo di intellettuali agitati, diciamo così, scontenti della situazione contemporanea. Sono un gruppo di intellettuali piccolo-borghesi che si sentono appunto sradicati dal loro ruolo. Dal ruolo dell'intellettuale classico ottocentesco, a causa della massificazione della società, a causa della rivoluzione industriale che sta colpendo, che sta interessando anche l'Italia e che comunque porta a un processo di urbanizzazione, grandi folle che si trasferiscono dalle campagne alle città, lo sviluppo ancora più sostanzioso, ancora più sensibile della classe operaia, del proletariato urbano, quindi il concetto di alienazione della vita moderna delle città delle fabbriche, delle città delle moltitudini. Quindi questo gruppo di intellettuali si riunisce, diciamo, intorno alla rivista La Voce, fondata da Giovanni Papini e Giuseppe Rezzolini nel 1908 e che vive fino al 1916. Gli intellettuali di questo gruppo non credono più nella differenziazione dei generi letterari, la poesia, la prosa, diciamo la frammentazione, la caduta delle certezze, il crollo delle certezze, la caduta delle ideologie che ha interessato il periodo di fine 800, primi del 900, non rendono più possibile un'impalcatura narrativa, per esempio, di un romanzo come poteva essere stato quello dei Promessi Sposi o di poesia a largo raggio. Diciamo, la parola chiave dell'intellettuale Vociano è il frammento, il frammentismo. Frammentata è la società, frammentata è l'individuo, la letteratura non può che rispecchiare questa frammentazione. Cosa vuol dire frammentato l'individuo e frammentata la società? Dicevo, il crollo delle ideologie e delle certezze. È caduta la filosofia positivista, che credeva in un costante miglioramento nelle condizioni dell'uomo sulla terra, che credeva nella capacità della scienza e della razionalità di spiegare i fenomeni umani. Freud, da pochi anni, ha pubblicato L'interpretazione dei sogni e quindi ha immesso nel flusso del dibattito intellettuale questa nuova disciplina, la psicoanalisi, che ci dice che l'uomo, l'individuo, non è indivisibile, ma è diviso al suo interno, è frammentato, almeno in più di una personalità, in più di una pulsione interna. Dall'altra parte, l'individuo è snaturato, è spersonalizzato, è diluito nella massa delle città industriali. E quindi c'è questa percezione, appunto, non abbiamo usato la metafora della bomba a caso, no? Una bomba è qualcosa che si scheggia in mille pezzi. Ecco, l'individuo si sente in questo modo, si sente scheggiato, frammentato. Quindi ad un individuo frammentato non è possibile far corrispondere una letteratura di tipo ottocentesco. Questo è il pensiero appunto dei Vociani, i quali, dal punto di vista strettamente stilistico, letterario, introducono appunto la prosa lirica, il frammento breve. Dal punto di vista proprio della tecnica poetica, c'è l'introduzione del verso libero, crollano le strutture, diciamo, tradizionali della strofa, del verso isosillabico. La sintassi si fa frammentata, si fa interrotta, si introduce
un registro, nel registro linguistico si introducono, parole dal gergo industriale, tecnologico, dialettale, quindi la lingua letteraria tradizionale viene forzata con inserimenti da altri registri stilistici. Due degli esponenti principali della voce di cui parleremo brevemente sono Camillo Sbarbaro, nato a Santa Margherita Ligure, ma vissuto a Genova, quindi una delle città industriali italiane di questo periodo, e l'altro è Clemente Rebora, nato in un'altra città industriale per eccellenza, cioè Milano, tutti e due nati anche loro a metà degli anni Ottanta, quindi giovanissimi, poco più che ventenni al momento dell'esperienza con la rivista La Voce. Indicativi ed emblematici ancora una volta sono i titoli delle loro principali raccolte. Sbarbaro pubblica la raccolta Pianissimo, che già nel titolo ci dice come questa poesia si vuole contrapporre ancora una volta alla romovante letteratura ottocentesca, quindi una poesia scritta e declamata a bassa voce quasi, e Clemente Rebora invece pubblica la raccolta chiamata Frammenti lirici, dove appunto il frammento è il concetto fondamentale, abbiamo detto, dell'ideologia vociana, e quindi questi due, diciamo, poeti sono in qualche modo rappresentativi di questo clima che appunto si coagula attorno alla rivista La Voce. Ed eccoci alla terza scheggia, di questa bomba rivoluzionaria di innovazione che esplode all'inizio del Novecento. La scheggia futurista è quella sicuramente delle tre più incendiaria, più violenta in termini di distruzione della tradizione e dell'arte, della letteratura, della pittura tradizionali, classiche. Ed è la scheggia, o comunque la corrente, che si è veramente organizzata come gruppo. Il movimento futurista, abbiamo visto che i crepuscolari non si erano messi d'accordo per far parte di uno stesso movimento. Il nome di crepuscolari gli è stato dato dopo da un critico letterario, no? Dopo alcuni anni. Mentre il futurismo nasce come un agglomerato di persone, di giovani ancora una volta, sempre nati intorno al 1880, che si mettono insieme per unire le loro forze, per distruggere quanto più possibile la tradizione. Vi ricordate? Per sputare sull'altare dell'arte. Chi l'ha detto? L'ha detto il suo fondatore, Filippo Tommaso Marinetti, un intellettuale, giornalista, poeta, ideologo, fondatore appunto del futurismo. Dicevo che il movimento futurista ha una data di nascita ed è il 1909, quando sul quotidiano Le Figaro di Parigi viene pubblicato questo manifesto, cioè dei punti programmatici che stabiliscono la direzione in cui questi giovani futuristi vogliono andare. Perché viene pubblicato in un giornale francese? Filippo Tommaso Marinetti è un italiano, nato da genitori italiani però ad Alessandria d'Egitto. Studierà poi a Parigi prima di venire in Italia, quindi diciamo Parigi in questo momento è il fulcro delle avanguardie e dei movimenti artistici più avanzati, più innovativi in tutta Europa. Parlando del futurismo, dobbiamo fare una distinzione molto importante perché, dal punto di vista strettamente estetico, tutti gli studiosi, o quasi tutti gli studiosi, sono d'accordo nell'affermare che ha portato all'attenzione del pubblico degli anni 10 delle istanze innovative di un certo interesse, soprattutto nella pittura, nella scultura, anche nella musica e nella letteratura, perché no?
Quindi dal punto di vista prettamente estetico è un movimento di grande interesse. Dal punto di vista invece ideologico presenta delle tesi che oggi sono considerate a dir poco inaccettabili o addirittura condannabili, abominevoli, no? Come la glorificazione della guerra, come igiene del mondo, come pulizia del mondo. Il disprezzo della donna, l'esaltazione dell'aggressività, che sono tutte, diciamo, tesi ideologiche che oggi, diciamo così, si ritengono, come dicevo, assolutamente inaccettabili. Quindi, nell'analizzare il futurismo dobbiamo scindere, no? L'elemento estetico da quello ideologico. Leggere però qualche punto del manifesto futurista ci aiuta a capire la forza innovativa, la grande forza distruttiva che questo movimento opera sulla società o vuole operare sulla società del tempo. Il primo punto dice: noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. 2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. 3. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. Ecco, il punto numero 4 che andrò a leggere è importantissimo perché ci fa capire come il movimento futurista sia anche diverso dal punto di vista del rapporto con la società contemporanea dai due precedenti. Mentre i crepuscolari e anche i vociani si sentivano a disagio in questa società di massificazione incipiente, in queste città industriali come dire, nella spersonalizzazione dell'uomo nei confronti della macchina, della grande città, della fabbrica. I futuristi, invece, tutte queste novità del secolo XX, non solo le accolgono, le accettano, ma le esaltano. Esaltano la velocità, esaltano la macchina, esaltano la fabbrica, esaltano la vita affollata delle città, esaltano l'energia elettrica. Sapete, da poco tutte le città importanti si sono dotate delle prime metropolitane, dell'elettricità. Quindi fanno propria questa massificazione, questa industrializzazione delle città e la cavalcano come cosa meravigliosa, come cosa esaltante. Infatti l'articolo 4, il punto 4 del manifesto, dice: noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia è più bello della vittoria di Samotracia. C'è questa esaltazione totale della velocità. Pensate, è un elemento nuovo che irrompe nella vita dell'uomo in questi anni, no? Diciamo, soprattutto se pensate nelle città, il tram era trascinato dai cavalli, quindi la velocità che poteva raggiungere era veramente ridotta. Irrompe l'automobile e vengono potenziate appunto le locomotive, i treni. Quindi diciamo che questa nuova esperienza, questa vertiginosa esperienza della velocità esalta i futuristi. Continuano col punto 5: noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la terra, lanciata a corsa, essa pure sul circuito della sua orbita. Continuano. Poi arriviamo appunto, ecco, il punto numero 8 è molto interessante e dice: noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Il tempo e lo spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto perché abbiamo già creato l'eterna velocità onnipresente. Dice: noi siamo sul punto più alto, il promontorio, sulla vetta
dei secoli. Adesso, una volta che abbiamo scollettato, possiamo avere la visuale del futuro o creare il nostro futuro. Ecco la voglia di distruggere il passato. Poi c'è il punto numero 9, che è quello, come dicevo prima, adesso che ci risulta, adesso da noi è inaccettabile. Noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. Ecco questo articolo che, se vogliamo andare avanti a indagare le cose, diciamo così, gli aspetti positivi e interessanti dell'estetica futurista, dobbiamo mettere, per adesso un po' da parte, altrimenti, non riusciremo ad andare avanti. Il punto numero 10 dice: noi vogliamo distruggere i musei e le biblioteche, le accademie di ogni specie, combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria. Fermiamoci alla distruzione dei musei, biblioteche e accademie. Il futurismo accosta il museo all'idea di cimitero, nel museo c'è l'arte morta. Ecco, il futurismo ancora una volta, come ha accettato accetta e glorifica la industrializzazione di quel tempo, così accetta il fatto che l'arte sia diventata come un'altra merce, che venga comprata come qualsiasi altro prodotto. E quindi il luogo dell'arte non è il museo, che è il suo cimitero, ma è il mercato. L'artista deve vendere il suo prodotto. Ancora una volta c'è la piena accettazione e glorificazione del proprio tempo, della contemporaneità. Adesso, noi sappiamo che il futurismo è molto interessante, soprattutto dal punto di vista della pittura, della scultura. Ecco, questa glorificazione della velocità, del movimento, del dinamismo, è soprattutto espressa da grandi pittori del futurismo, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carrà, tutti loro, si impegnano a portare nel dipinto, nella scultura, il dinamismo, il movimento. Qua vi faccio vedere alcuni dei più bei dipinti di questi pittori futuristi, e anche una scultura molto interessante di Boccioni. Li vedrete scorrere con i titoli mentre io continuo a parlare. Anche dal punto di vista della musica, il futurismo rompe le tradizioni e cerca di innovare il linguaggio della musica. Il suo esponente più importante, il futurista, il musicista futurista più importante, Luigi Russolo, che addirittura inventa uno strumento nuovo che si chiama l'intonarumori, con il quale produce dei suoni no nuovi, scoppi, ronzii, rumori tipici della città industriale, della fabbrica, della macchina, del dinamismo. Tornando al nostro campo, cioè alla letteratura, nel 1912 il Marinetti pubblica un manifesto tecnico della letteratura futurista, cioè mentre il primo manifesto, quello del 1909, era in generale il movimento del futurismo, che comprendeva appunto tesi ideologiche, tesi estetiche. Qua c'è un manifesto che tratta specificamente della letteratura. E vediamo quali sono gli stilemi che il futurismo propone. 1. Bisogna distruggere la sintassi, disponendo i sostantivi a caso come nascono. Questa era una innovazione di portata rivoluzionaria, no? C'era già stato all'inizio del Novecento da parte dei crepuscolari, da parte dei vociani, l'introduzione del verso libero, ci si era già staccati dal ricorso costante alla rima, dalla isosillabicità del verso, cioè dei versi tutti dello stesso numero di sillabe, e si era introdotto il verso libero. Ma qui si fa di più, si va oltre. Si dice:
Si deve distruggere la sintassi, disponendo i nomi, i sostantivi a caso, come nascono. Come nascono. Si deve usare il verbo all'infinito perché si adatti elasticamente al sostantivo. Si deve abolire l'aggettivo perché il sostantivo nudo conserva il suo colore iniziale. Si deve abolire l'avverbio. L'abolizione della punteggiatura, si deve abolire la punteggiatura. E siccome la velocità aerea, dice, ha moltiplicato la nostra conoscenza del mondo, la percezione per analogia diventa sempre più naturale per l'uomo. Bisogna dunque sopprimere il come, quale, così, il simile a. Cioè, ricordatevi ancora una volta lo slogan, no? Lo slogan è sputare sull'altare dell'arte, abbiamo detto, distruggere il passato. E per quanto riguarda la letteratura, l'immaginazione senza fili, propugna Marinetti. Cioè abolizione dei fili logico-sintattici che legano le parole si liberano e volano nel cielo, diciamo così, della creatività del poeta, libere, senza legami con la serietà della logica, della sintassi. Ecco. Bisogna introdurre nella letteratura tre elementi che furono finora trascurati, dice ancora Marinetti: il rumore, che è la manifestazione del dinamismo degli oggetti, il peso e l'odore nella letteratura. Ecco, questi sono i punti un po', diciamo così, pazzi e assolutamente avanguardisti di Marinetti per quanto riguarda la letteratura. Adesso poi dopo vedremo una poesia di Marinetti in cui ha cercato di mettere in pratica queste diciamo così, tesi di carattere tecnico-letterario. Il manifesto termina così: ci grideranno, la vostra letteratura non sarà bella, dice Marinetti, non avremo più la sinfonia verbale degli armoniosi dondolii e delle cadenze tranquillizzanti, ci diranno. Bene, noi, dice Marinetti, siamo coraggiosi e faremo il brutto in letteratura, uccidendo dovunque la solennità. Finisce con un altro slogan, abbiamo detto. La immaginazione senza fili e l'altro è le parole in libertà, le parole libere dai nessi sintattici, il paroliberismo, ciò che Magnetti metterà in pratica nella poesia che andremo adesso a vedere. La poesia in questione si chiama Zhang Tung Tung ed è composta da Marinetti. Nel 1900, pubblicata nel 1914 ed è un racconto in versi della battaglia di Adrianopoli, un bombardamento di una battaglia del 1912. Questa poesia appunto mette in pratica ciò che abbiamo appena letto nel manifesto tecnico della letteratura futurista, appunto parole in libertà, immaginazione senza fili. Mancanza totale della punteggiatura, un ossessivo uso dell'onomatopea, un accumulo di verbi senza legame tra di loro e accostamenti di parole per analogie senza appunto le connessioni sintattiche. E oltretutto, cosa che non si può vedere perché ve la farò ascoltare, ma se guardiamo il testo, diciamo come è stato stampato sul libro. La prima edizione che Marinetti ha pubblicato appunto nel 1914, c'è anche la distruzione dell'ordine grafico sul libro, cioè non ci sono più le righe, non ci sono spazi in mezzo ai versi, le parole sono scritte di traverso, in diagonale, cadono giù in verticale, insomma c'è la distruzione di quanto, costituiva la poesia tradizionale. Bene, vediamo la poesia. Ho deciso che ho trovato un video molto interessante su YouTube, invece che leggervela io, ho trovato un video in cui a leggerla è niente meno colui che l'ha scritta, cioè Filippo Tommaso Marinetti. Quindi dalla voce di Marinetti ascoltiamo Zhang Tung Tung.
ogni 5 secondi cannoni d'assedio spancare spazio con un accordo. Pam, pum, pum. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pum pum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido. Violenza feroce, regolarità. Questo passo grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia, furia, affanno, orecchi, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, taratatà delle mitragliatrici, strigliare per di fiato, sottomorsi, schiaffi, pit-pac, puntum, pit-pac, puntum, pizzerie, salti, 200 metri, fucileria. Giù, giù, in fondo all'orchestra, stagni di guazzare, buoi, bufali, pungoli, carri, flick-tac, zin-zin, shock-shock, illeri, nitriti, tre battaglioni bulgari in marcia, croc-crac, croc-crac, su mi marizza, o carvavena, gran-gran, 200 tanti in arrivo, tan, tun, tun, 149 in partenza, ta-ta-ta-ta-ta-ta, croc-crac. Grida gli ufficiali sbattacchiare come piatti d'ottone, pan di qua, pan di là, cin, bum, 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 ciò! Bello, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, vampe, vampe. Laggiù, dietro quel fiume, Shukri Pasha comunica telefonicamente con 27 forti in turco e tedesco. Allo, Ibrahim Rudolf, allo, allo! Attori, ruoli, echi, suggeritori, scenari di fumo, foreste, applausi, odor di saldito, odor di marcio, non sento più i miei piedi gelati, timpani, flauti, clarini, dovunque, basso, alto, uccelli, cinguettare, beatitudine, ombria, brezza verde, silenzio, cip, 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 rrrr, gran, gran. I pazzi bastoni, i professori d'orchestra, questi bastonatissimi, suonare, suonare, grandi fragori, non cancellare, anzi precisare, minutissimi rottami di echi, nell'ampiezza del teatro di guerra, 500 chilometri quadrati. Fiumi illustri, tungia, malizza, sdraiati. Il fiume, il fiume, un ferito vi lava la sua gamba insanguinata, fra mormorì, gorgogli, nostalgie d'acqua verde. Alture, palchi, logione, 2000 shrapnel, sbracciarsi, sbracciarsi, esplodere, 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 fazzoletti bianchissimi, pieni d'oro, pum, tum, pum, tum, tum, pum, tum, tum, pum, tum, tum, 2000 granate di guerra a strappare, con schianti, schianti, capigliature nerissime, spironate di fosforo, pum, tum, 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 pum, tum, immensa orchestra di guerra, gonfiarsi sotto una nota di silenzio, tenuta nell'alto cielo, pallone, sferico, dorato, sorvegliare i tiri. Bene, chiudiamo questa video lezione sulle avanguardie del primo Novecento e sui movimenti modernisti con un personaggio, un poeta, un intellettuale, uno scrittore particolare, perché sì, fa parte per un certo periodo del futurismo, ha fatto parte anche della corrente dei crepuscolari, ma è una personalità molto originale che vale la pena trattare di per sé. E si tratta di Aldo Palazzeschi. Aldo Palazzeschi è un autore toscano che nasce a Firenze nel 1885 e vive fino al 1974. Aldo Palazzeschi è un nome d'arte, diciamo così. Lui si chiama Aldo Pietro Vincenzo Giurlani, assume questo nome d'arte, e con esso compone per tutta la sua vita sia poesie che romanzi, racconti, eccetera. Quello che ci interessa di Palazzeschi è la sua prima produzione, una raccolta che si chiama niente meno che L'Incendiario, quindi siamo in tema perfettamente futurista, di distruzione della tradizione, no? Voglia di dar fuoco al vecchio. Di questa raccolta Incendiario andiamo a vedere questa poesia molto emblematica che è Lasciatemi divertire. Vedremo che ha molto in comune con i futuristi, ci sono le parole in libertà, ci sono le onomatopee, ci sono i versi nel senso non di frasi con un certo numero di sillabe, ma versi proprio quasi animaleschi. Il poeta qua ha un atteggiamento assolutamente irriverente, assolutamente ironico e
irrispettoso della poesia altisonante, della poesia classicista, della poesia tradizionale. È un poeta che emette appunto dei versi non umani, dei rumori. E durante la poesia vedremo, immagina che alcune voci razionali gli chiedano: ma come fa lei a scrivere queste cose che non si capiscono? E lui, come un bambino, con la stessa ingenuità, finta ingenuità, con la stessa spontaneità, ma anche con la stessa appunto mancanza di rispetto, dice, continua a fare dei versi, a emettere dei suoni strani e dice: ma lasciatemi divertire. Oggi la gente non si aspetta più niente dai poeti, quindi tanto vale, lasciatemi divertire. Ovviamente ci ricorda l'atteggiamento dei crepuscolari, se vi ricordate all'inizio di questa lezione, che negavano il valore della poesia, dicevano di non essere poeti, dicevano di non aver nulla da dire. Vi ricordate sia Moretti che Corazzini? Moretti con "io non ho nulla da dire", Corazzini con "io non sono un poeta". Quindi Paraceschi ha lo stesso atteggiamento di mancanza di fiducia nel valore comunicativo e sociale della poesia, ma lo esprime questa mancanza di sfiducia con l'ironia, con il gioco, con l'irriverenza fanciullesca, infantile, a chi gli chiede: ma come fai ad essere, a scrivere cose così incomprensibili? Dice: non è vero che sono incomprensibili, vogliono dire qualcosa. È come quando uno si mette a cantare e non sa le parole. A me così piace fare. E i tempi sono cambiati, dice, i tempi sono cambiati. Gli uomini non domandano più nulla ai poeti. Lasciatemi quindi divertire. E anche qua, poiché è importantissimo l'aspetto fonico di queste poesie, ho scelto di non leggerla io, ma di proporvela letta da, recitata da un attore fantastico, Paolo Poli, scomparso pochi anni fa, grande attore toscano, come toscano era appunto Aldo Palazzeschi, e quindi ascolteremo la poesia "Lasciatemi divertire" di Aldo Palazzeschi, appunto letta da Paolo Poli. E con questo terminiamo questa nostra video lezione. Tri tri tri, fru fru fru, ui ui ui, iui ui ui, il poeta si diverte pazzamente, smisuratamente, non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto, queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Cucururururu, cucù, cucù, cucurucù. Cosa sono queste indecenze, queste strofe bisbetiche? Licenze, licenze, licenze poetiche sono la mia passione. Fara 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 fa, taratara tarata, para 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 pa, la 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 la. Sapete cosa sono? Sono robe avanzate, non sono grullerie, sono la spazzatura delle altre poesie. Bu 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 bu, fu 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 fu, friu friu. Se d'un qualunque nesso son prive, perché le scrive quel fesso? Bilo 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 blum, filo 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 lum, bilo lu filo lu u. Non è vero che non vogliono dire, vogliono dire qualcosa. Vogliono dire come quando uno si mette a cantare senza saper le parole, una cosa molto volgare. Ebbene, così mi piace di fare. A e i o u, a e i o u. Ma giovinotto, diteci un poco una cosa, non è la vostra una posa di voler con così poco tenere alimentato un sì gran fuoco? Uish, uiush, uiushiu, shiushiu, shiukoku, kokukoku, shiukoku. Ma come si deve fare a capire? Avete delle belle pretese. Sembra ormai che scrivate in giapponese. Abia, lia, la, ri, 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 ri. Ah, lasciate pure che si sbizzarrisca, anzi, è bene che non la finisca, il divertimento gli costerà caro, gli daranno del somaro.
la bala, e poi fa fa la la fa la la e poi l'ala, e la 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 la. Certo, è un azzardo un po' forte scrivere delle cose così, che ci sono professori oggi di a tutte le porte. Infine, io ho pienamente ragione, i tempi sono molto cambiati. Gli uomini non domandano più nulla dai poeti, e lasciatemi divertire.